Eccoci qui davanti a un'auto d'epoca ormai. Il proprietario direi. È lei? Sì, sono io. Si presenti, ci racconti qualche cosa di questa macchina? Sì, io sono il proprietario di questa macchina, è una Giulia Super 1003 del 1972, in buone condizioni, è stata sistemata, è stata rimessa a posto, l'ho comprata dalla vedova del primo proprietario, quindi c'è dietro una storia su sta macchina qua che... Ma il bello di queste macchine è proprio questo, le storie che ci stanno dietro, sì, perché sì, sì. Spesso e volentieri non sono i proprietari che la portano, perché magari qualche proprietario purtroppo starà veleggiando nel cielo ormai. È una macchina di 40 e passa anni fa, insomma, è facile. Caspita, più di 40 anni. Sì. Sono proprio curiosa, che storia ha dietro questa macchina? Praticamente io ho sempre avuto la fissazione per questo, io sono un alfista da generazioni, io ho sempre avuto la fissazione dell'Alfa, della Giulia, più che dell'Alfa Romeo in generale, della Giulia, perché secondo me è la Giulia la massima espressione dell'Alfa Romeo, o anche altre Alfa, non ho assoluto solo questa, però questa l'ho trovata 15 anni fa, mm-hmm. che avevo 18 anni, appena preso la patente. All'epoca non c'era ancora eBay, Autoscout, quel genere, quindi era difficile, si trovavano col passaparola queste macchine. E frequentando un'officina di auto di quel genere qua, il proprietario mi dice: guarda, se ti interessa, so che in un garage di un paese qua vicino c'è una Giulia come quelle che piacciono a te, se vuoi mi informo e proviamo a vedere. Allora è andato dalla vedova del suo proprietario, che ormai era morto, e l'ha convinta, perché lei non era d'accordo a lasciare la macchina. Allora ha interceso per me, la macchina era un po' pestata, quindi ho dovuto dare una sistemata generale, quelle cose che si cambiano per l'età più che per i chilometri, perché i chilometri erano pochi, l'ho usata pochissimo, perché avrò fatto in 15 anni, se ho fatto 6-7 mila chilometri è tanto. Però partecipa a tutte le manifestazioni del genere? Non assiduamente, perché poi il tempo una cosa... Poi mi dispiace anche far tanta strada, perché è sempre un po' una vecchietta, quindi bisogna usarla con riguardo. Faccio tante gare di regolarità adesso, perché come macchina è l'ideale per quel genere di roba lì. Quindi si... Ma da dove è nata questa passione per l'Alfa Romeo, per la Giulietta, ecco, per la Giulia? Principalmente da mio padre, perché mio padre negli anni 50 era un meccanico, un preparatore Alfa Romeo, allora ai tempi della Giulietta Sprint, e io da piccolo mi ricordo che in officina c'erano queste, perché io quando avevo 5-6 anni mi ricordo che queste erano già vecchie, quindi non erano macchine all'ultimo grido. Però rispetto alle macchine che giravano all'epoca, che potevano essere le regata, queste qua facevano un'altra scena, facevano un altro rumore, allora forse è cominciato da lì, poi una roba tira l'altra, e ho sempre avuto in testa comunque l'unica macchina, diciamo, d'epoca che ha... No, cioè, questa è un GT Junior, che è la versione coupé di questa qua. Ah beh, comunque sempre della famiglia. Sempre al Faro Fedeni, sì. E l'altra la uso di più? L'altra la uso più spesso, perché l'altra è preparata un po' per divertimento, allora... Magari ogni tanto faccio qualche giretto a Monza, quel genere di cose lì. Infatti vedo anche la maglietta Alfa Romeo, proprio tutto. Alfa Romeo è una cosa che entra nel sangue, uno che ha quel genere di macchine qua non pensa a nient'altro. Magari oggi assisteremo a un derby Fiat Alfa Romeo, immagino. E allora allora sì, è facile che voleranno anche parole forti, perché... Addirittura! Mio papà mi raccontava che negli anni 50, negli anni 60 c'erano due schieramenti, gli alfisti e i lancisti. Erano le auto migliori del pianeta, escluse Ferrari e quel genere di macchine lì. Quindi tra le macchine normali, l'Alfa e la Lancia erano le macchine, e c'era una passione tra alfisti e lancisti incredibile. E un alfista non sarebbe mai passato la Lancia e viceversa. Ma per carità di Dio proprio! Quindi nei bar si arrivava alle mani per queste cose qua. Ma è bellissimo sentire anche questi aneddoti, perché uno che le ha vissute, vabbè, ma uno che ne ha sentito solo parlare... Io purtroppo ne ho sentito solo parlare, perché data l'età non posso aver visto...
anche adesso ci sono gli alfisti, ci sono i lanci, però è una cosa molto più lieve. Una volta era proprio una roba, sì, anche perché comunque erano le due case italiane, quindi ovviamente l'orgoglio, cioè ai tempi di questa macchina qua la concorrenza faceva cose ma neanche paragonabili, inesistenti. Sì, c'era il Fiat 124, la Lancia, l'unica che poteva stare al passo di questa macchina qua era la Lancia Fulvia, che come tecnologia, come raffinatezza, come tenuta di strada, come prestazioni, ma tutto il resto era lontano anni luce. Buone macchine, ma niente. È proprio divertente questo fatto, perché si racconta proprio di periodi che ormai sono passati, di adesso ormai si parla d'altro. Sì, ma forse anche perché adesso ormai la macchina non è più vista come un qualcosa. Cioè, all'epoca, quando uno che comprava una macchina del genere, che costava 1.600.000 lire 45 anni fa, insomma, coinvolgeva. Adesso invece uno va a comprare la macchina, morta lì, mette dentro la chiave, prende, va, non è più. Io stesso la macchina che opero tutti i giorni è un accessorio. È come la lavatrice, il microonde, certo, quel genere, non dà la minima emozione, perché va sempre, non c'è guai, questa qua ogni 2x3 si sale su, c'è qualche cosa che non va. E poi risolvere quei danni, cioè quei problemi. Una settimana, quindi sono sempre dolori, c'è sempre da fare, c'è sempre da mettere a posto. Adesso che dire, perché non ci fa sentire un po' il rombo di questo, certo, gioiellino? Con piacere, eh? Sempre che vada tutto bene, perché come detto prima, è una al giorno. È sempre un'emozione metterlo in moto. Sì. Ha sbagliato epoca. Ho sbagliato e dovevo nascere 40 anni fa. Magari, chissà, forse adesso l'apprezza di più. Sicuramente cerco di godermela più che posso. Diciamo. Bene, la ringrazio per queste Grazie quattro chiacchiere, se le fa piacere dirci il suo nome. Sì, io sono Davide De Fanti. Ok, benissimo. Allora passiamo a vedere altre autovetture d'epoca. Grazie. Grazie anche a voi. Eccoci qui vicino a un altro alfista, perché vedo la macchina, una dell'Alfa Romeo anche questa. Chi sei e parlaci della tua macchina? Allora, io sono Cavertasio Cesare, questa è un Alfa Romeo 75, una 1.8 iniezione Indy, stata prodotta solo nel 91 perché era un allestimento speciale di fine produzione. Ho capito, per cui è una macchina che in realtà è del 91, ho capito, sì, bene? Sì, questa qua è del 91 perché l'hanno prodotta solo in quell'anno e io l'ho comprata 6 mesi fa proprio perché come appassionato cercavo un Alfa Romeo 75, questa è stata una vera occasione. Ho capito, ma era comunque usata? Sì, era usata, aveva già 3 proprietari, io l'ho presa, l'ho rimessa un po' in sesto di meccanica e tutto quello che c'era da fare. Adesso è marciante, in ottima condizione. E com'è nata questa passione per l'Alfa? La passione è nata durante un rally, quando vicino al mio paese ho visto proprio una 75 fare dei tornanti molto veloce, di traverso, quindi molto spettacolare. Allora lì ho deciso che ne volevo una anch'io. Ma questa è la tua macchina? Oppure è soltanto il gioiellino e poi hai l'auto per tutti i giorni? No, questa è proprio l'unica macchina che ho, quindi la uso sia per raduni, andare a lavorare tutto l'anno. Caspita! Sì, per cui la vivi proprio assiduamente? Sì, proprio in pieno tutti i giorni dell'anno, con la pioggia, la neve, qualsiasi condizione. E c'è qualche aneddoto che sai sulla storia di questa macchina, visto che ha avuto altri proprietari prima? Proprio di aneddoti di altri proprietari no, però so che questa è stata un esemplare di fine serie, quindi prodotti davvero pochi esemplari, quindi sono anche molto felice di averne uno, infatti non se ne vedono niente. E poi la 75 è stata, diciamo, l'ultima vera Alfa Romeo, quindi anche solo per questo è un valore aggiunto per quest'auto. E di manifestazioni ne fai parecchie? Il periodo estivo
mi è capitato di farne anche per un mese, uno a settimana, quindi sì, quando ci sono, possibilmente in zona, cerco di farmene tutti. Ma c'è un gruppo di appassionati che porta avanti questo tipo di eventi, oppure si scoprono per caso queste manifestazioni? Spesso si scoprono per caso, però ci sono vari club, soprattutto qui siamo a Saronno, quindi vicino ad Arese, vicino al paese dove è stata prodotta questa macchina e dove venivano prodotte le Alfa Romeo. Ci sono dei club come Club Alfa Sport, Amici Alfisti Dubuque, che portano avanti proprio la passione per le Alfa Romeo d'epoca e a volte anche quelle moderne. Comunque è bello vedere che un giovane appassionato di queste macchine d'epoca, ormai sono proprio macchine d'epoca, e invece delle macchine moderne, diciamo, qual è quella che ti piace di più? Guardi, di macchine moderne io li vedo un po' non passionali, secondo me sono solo mezzi di trasporto. Sono oramai molto tecnologiche. E c'è meno apporto umano anche nella sua costruzione e anche nella guida, perché fa tutto lei. Bello, bello, mi piace questa visione delle cose. Perché non conosciamo meglio questa signorina? Ci fai vedere un po' com'è? Provi a avviarla, così sentiamo anche il suo modo di esprimersi. Ah, certamente, certamente. Abbiamo conosciuto la voce di questa auto. Ho una curiosità: queste auto che costi hanno come manutenzione, come spese hanno, il bollo? Sono considerate come auto normali oppure appartengono a una categoria particolare? No, beh, queste auto d'epoca, quindi da quando hanno 20 anni, se iscritte ASI all'albo nazionale, oppure se hanno 30 anni, dal punto di vista dei costi annuali come bollo e assicurazione, hanno delle riduzioni. Il bollo si paga solo se si utilizza l'auto e l'assicurazione è molto ridotta, nell'ordine del 100-200 euro l'anno. Ah, dal punto di vista delle manutenzioni, beh, sono auto che hanno un bel po' d'anni, quindi vanno tenute controllate di motore, di meccanica, non è un'auto moderna. Si trovano ancora i pezzi? Beh, stando comunque su Alfa Romeo, che è un'auto nazionale, sì, si trovano, è un po' difficile, ma comunque volendo si trova tutto. Beh, interessante la cosa. Niente, ti ringrazio di questa chiacchierata. Niente. Ti auguro di fare tanta strada con davvero, quest'auto. Lo spero anch'io. Grazie mille. Benissimo, grazie a te. Ma questa è una bomboniera, è bellissima questa 500, infatti 500 è scritto anche qua. Di chi è questa 500? Antonello. Ah, bellissima, ma è di famiglia o l'hai acquistata? No, l'ho acquistata. Ho capito, e hai qualche storia o qualche aneddoto sul passato di questa 500? Me l'ha tramandato la passione mio papà, che ne ha avute praticamente 6 o 7, nessuna originale ovviamente. E di questa in particolare cosa ci dici? L'ho presa poco tempo fa, a febbraio, e prima avevo una F, poi l'ho venduta, ho preso questa L. Ha su poche cose, vabbè, poche cose mica tanto, su i freni a disco, l'attacco della ruota del 126, gomme più larghe, accensione elettronica, lo scarico, coppa dell'olio, maggiorata. E di che anno è questa? Del 71. Tenuta bene. Primo proprietario di Verbania. E poi è passato? Poi è passata a un ragazzo di Bergamo, poi l'ho presa io. Bellissima. Ma la usi abitualmente tutti i giorni oppure la tieni solo per le manifestazioni? Forse per me la userei tutti i giorni.
dato i pochi consumi, sì. Il bollo ridotto, assicurazione ridotta, però vabbè, quando piove, quando... preferisco usarla quando c'è il sole, insomma, o i raduni ovviamente. E ne fai tanti di raduni? Sì, quando posso sì, volentieri, vado volentieri. Mm-hmm. Beh, mi accompagna anche la mia consorte. Beh, certo, è ovvio, è normale, penso che poi è proprio un... è molto intimo come macchina, sì. Effettivamente. Siamo vicini. Sì, vicini vicini. Cosa c'è da dire? Ci piacerebbe proprio vederla anche all'interno, vediamo un po'. Dai, è proprio carina dentro. Ma il volante cos'è? In radica? Sì, sì. Bellissimo. Ho montato dopo. Infatti anche la radio non mi sembra proprio d'epoca. No, ci voleva perché un po' di sound ci vuole. Beh, mi sembra giusto. Ballerà tutto quando c'è la musica ad alto volume. Soprattutto l'accendi sigari per caricare il telefono, fondamentale. Assolutamente. Fondamentale. Dai, sarebbe carino conoscere anche la voce di questo gioiellino. Ce la fai sentire? Certo. Ma una curiosità, ma i bagagli dove si mettevano? Vado avanti. Io andavo dietro, vediamo un po'. Giusto per mezza giornata di ferie. Troppo bella, è proprio un giocattolino. Sei? Perché sei? Cosa? Che ho fatto. Ah, no, era il numero 6. Ah, perché ci sono proprio delle gare. Ah, bellissima questa cosa. Ah, le finestrelle. Mi ricordo nella mia infanzia, quando ero piccolina, che si guardava fuori. Certo, proprio carina. Senti, ti ringrazio per questa chiacchierata. Eccoci in compagnia di altri alfisti, vi presentate? Daniela e Luciano. Questa è la vostra auto, giusto? Sì, esatto. Okay. Io so che comunque voi siete anche promotori di un club, giusto? Sì, esatto. Sì. È un club fondato a Varese, si chiama esattamente Gruppo Amici Alfisti Buick, è stato fondato in ricordo, in memoria di nostro figlio che è mancato 3 anni fa. E noi abbiamo portato avanti praticamente la sua passione. Lui era appassionatissimo di Alfa Romeo d'epoca ed era tra le altre cose anche un meccanico. Ho capito. E questo club in cosa consiste? Vi radunate, fate manifestazioni e mostre? Allora, il club consiste principalmente in un raduno importante di giugno in concomitanza sempre con la sua scomparsa, per cui la domenica più vicino sempre alla data della sua scomparsa c'è il Memorial, che è un raduno enorme, cioè parliamo di numeri come 60 auto d'epoca e 120 persone. Poi durante il corso di tutto l'anno facciamo altri raduni, eventi, iniziative, comunque sempre tutto in suo ricordo, e coinvolgiamo tanti alfisti nel nostro gruppo. Sulla pagina Facebook siamo in 350 e non sono tutti virtuali, ma sono reali, perché partecipano attivamente e quindi portiamo avanti la sua passione. E come si chiama la pagina Facebook? Amici Alfisti Buick. Che è lo stesso nome del club. Sì, sì. Esatto. Mm-hmm. Per cui anche quest'anno avete fatto questo memorial. Abbiamo fatto questo memorial proprio in centro Varese, in piazza Montegrappa, eravamo una cinquantina di auto. E devo dire che sia l'anno scorso che quest'anno hanno partecipato anche, ringrazio il signor questore di Varese che ci ha permesso di avere un'auto d'epoca della Polizia di Stato di Milano, e ringrazio anche l'Arma dei Carabinieri che ci ha mandato una Giulia Biscione degli anni 60. E quindi erano una sessantina di auto ed eravamo quest'anno un centinaio di persone. Insomma, devo dire che gli Amici Alfisti Buick non sono, come ha detto mia moglie, non solo virtuali,
ma sono persone che, come si suol dire, fai un fischio, devo dire che sono sempre presenti. Tra l'altro volevo anche dire che il Comune di Varese ci dà sempre tantissima disponibilità, e a tal proposito, visto che comunque abbiamo sempre avuto il patrocinio, voglio ringraziare anche l'assessore Stefano Clerici, molto disponibile, sempre attivo con noi nel organizzare al meglio in città, insomma. Beh, e comunque è un bellissimo modo di trasformare un qualche cosa di pesante, di negativo, in qualcosa di vitale. Per noi ci aiuta per tenerlo sempre vivo, anche tra i suoi amici soprattutto. Bene, conosciamo allora meglio quest'auto. Sì. Allora, quest'auto è una Alfa Romeo 164 Twin Spark. Twin Spark cosa vuol dire? Che a ogni candela, cioè a ogni cilindro, ci sono due candele d'accensione, quindi su quattro cilindri ci sono otto candele, doppia accensione. È dell'anno 1990, quindi ha 25 anni, e diciamo che questa qui è un Alfa Romeo. Però diciamo che rientra nelle prime Alfa Romeo incominciate a costruire in concomitanza con la Fiat. Infatti la 164, diciamo, ha il pianale della Croma e della Saab. Proprio l'ultima, diciamo, l'ultima delle, sì, Alfa. Diciamo che l'ultima delle Alfa. Dopodiché sono tutte ormai verso la Fiat come modello. Fiat, esatto. Sì, sì, sì. Ed è l'unica auto che avete? Diciamo che abbiamo anche una 33 Station Wagon 1300 4x4. Ci tengo a precisare 1300 perché ce ne sono pochissime, di 1300 4x4. Di solito l'Alfa Romeo ho sempre fatto 1500 permanent e 1700. Cosa molto importante, che entrambe le auto erano del nostro Luca, per cui ce le ha lasciate, certo, in eredità. Certo, certo. E noi le teniamo come degli oracoli, insomma. C'è da insomma, immagino. Beh, certo. E quindi, tornando alle caratteristiche, questa auto qui è un 2000 di cilindrata, ha 145 cavalli e ha una prestazione di circa 210 km orari. E la usate regolarmente oppure la usate soltanto per le manifestazioni? No, noi di solito la usiamo solo ed esclusivamente durante le manifestazioni, sì, esatto. Certo. Vi va di farci sentire un attimo? Va bene, va bene, d'accordo. Certo. No, io sta diventando ancora brutto. Abbiamo sentito la voce anche di questo gioiellino, che ha proprio un'importanza enorme per voi. Vi ringrazio per la chiacchierata. Grazie a voi. Grazie. E buon proseguimento di serata. Grazie, alla prossima. Grazie. Okay. Grazie. Per finire ci troviamo in mezzo a due aspiranti auto d'epoca. Parlateci un po' di queste due signorine che aspirano ad arrivare alla storicità, giusto? Sì, allora io ho questa Fiat 500 Sporting del 1997. Però la serie è iniziata nel 91, fine 91, commercializzata nel 92, quindi alcune sono già storiche, altre come la mia devono aspettare ancora qualche anno per diventare storiche. E poi via con le manifestazioni. Eh sì, assolutamente. Io sono già iscritto ad un club che è il 500 Volte Passione, che è il primo club in Italia riconosciuto dalla Fiat e associato a Riva, che è proprio il registro italiano per veicoli amatoriali. E facciamo già dei raduni con altre auto, altre 500 che sono già storiche, già iscritte all'albo. Insomma, ti stai portando avanti, ecco. Eh sì, sto già facendo i preparativi. Ti chiami? Alessandro. Ah, ok, benissimo. Tu invece? Sono Stefano. Sì? La tua auto? La mia macchina è una GTV dell'Alfa del 2002. È un modello prodotto, diciamo, tra il 95 e il 2005-2006. È una versione 2000. Monta un motore che non è, diciamo, Alfa al 100%, è una via di mezzo tra un motore della Fiat e un motore Alfa, ed è in attesa di storicità, nel senso che aspettiamo finalmente che la macchina diventi ventennale
in modo che si possa, diciamo, considerarla storica. Una coupé è stata disegnata da Enrico Fumia, il modello è cominciato, diciamo, a circolare nell'ambiente già dall'88, poi definitivo è stato prodotto dal 95. Poi se ha qualche domanda, qualche particolarità, non so, che magari qualche curiosità ve la dico. Cioè, ma sono macchine adesso... che avete acquistato da altri proprietari o sono di famiglia? La mia è stata comprata di seconda mano nel 2008, era stata di proprietà di una signora di Milano, aveva pochi chilometri, 45.000, e adesso praticamente dal 2008 l'abbiamo sempre tenuta noi. Poi, e la usi abitualmente, la tua macchina abituale? Sì, diciamo che è abituale nel senso, tra virgolette, perché essendo una coupé, diciamo, abbiamo delle altre macchine per circolare, diciamo, quotidianamente, anche perché non ne vale la pena usare una macchina, diciamo, così particolare magari tutti i giorni, perché comunque traffico, così anche brutto andare in coda magari con macchine così. Sì, anche perché immagino che ci siano problemi per l'inquinamento, adesso non so come di che categoria sia. Ma la mia è già Euro 1, quindi si può ancora circolare, okay. Diciamo. Però anch'io l'ho presa usata 2 anni fa, nel 2012, la sto restaurando, la sto riportando alla sua originalità, perché chi ce l'aveva prima l'ha trattata veramente male. Infatti ho cominciato a fare dei lavori, quando ci saranno un po' più di fondi riuscirò a rimetterla proprio originale come mamma Fiat l'ha fatta. E questa è la tua unica auto? Sì, questa è la mia unica auto, poi vabbè, abbiamo la macchina di famiglia che usa mio padre, giustamente, per la famiglia. Benissimo, vi ringrazio per questa chiacchierata e ci diamo appuntamento per quando le aspiranti auto storiche diventeranno storiche a tutti gli effetti. Grazie mille. Grazie a te. Siamo davanti qui a una macchina molto particolare, mi sembra quasi una macchina dei cartoni animati. Sì, è una macchina, un BMW serie 3 dell'86, l'ho modificato per andare a divertirmi in pista, nei piazzali, ho cambiato motore, ho riverniciato carrozzeria, ho fatto modifiche meccaniche e anche estetiche, sia per migliorare la tenuta di strada che anche per divertirmi nel mio sport, il drifting. Ok, drifting, ho sentito parlare anche prima di drifting, non ho ben capito di che cosa si tratta, me lo puoi spiegare bene? Sì, è una disciplina proveniente dal Giappone e consiste nel sbandare nelle curve tenendo sempre controllo della macchina. E si può fare sia nei piazzali che in pista, dipende dalla velocità e dalla bravura del pilota. In pratica è un po' come il test e coda? Sì. Si parte da una specie di freno a mano e poi si prosegue sempre con il traverso, sgommando e finendo tutta la curva in sgommata. Per cui si lavora molto su col freno a mano, il controllo della macchina e del gas. Ma questo tipo di macchine possono andare anche su strada oppure sono adatte soltanto per questo drifting? Diciamo che solitamente si prepara la macchina per il drifting, poi c'è qualcuno che lo fa anche in strada, ma non è proprio il suo uso. Beh, è abbastanza pericoloso, immagino, è illegale anche. Ma queste macchine, lo so che magari si tocca un tasto un po' particolare, ma fanno anche gare clandestine, ci sono gare clandestine? C'è qualcuno che le fa, bisogna avere un po' di cervello e non farle. Ci sono le piste, i piazzali apposta dove si spende relativamente poco e ci si diverte in sicurezza. E da quanto tempo ce l'hai quest'auto? Quest'auto da 2 anni ormai. Da 2 anni. E come mai ti è venuta questa passione? Ho conosciuto amici che avevano già un po' di passione, un po' di macchine, e da lì è partito questa disciplina. E per cui hai detto sono 2 anni che... Ormai 2 anni sì che lavoro questa macchina. Ma infatti è molto particolare quest'auto, ma c'erano già tutti gli adesivi, li hai aggiunti tu? Qualcosa ho aggiunto ultimamente in modo tale da fare pubblicità a qualche amico. Ah, ecco, ok. Vedo che anche l'interno è abbastanza particolare, sì, con delle cinture di super sicurezza. Sì, cinture di sicurezza, anche se gli sportivi, in modo tale da essere sicuri e comodi. Sì, effettivamente è molto curiosa come auto. Sì. Vediamo un attimo se ti va di salire, così sentiamo il rombo anche di quest'auto. Sì.
proprio. Aiuto! Allora, sono entrata in questa auto e è pazzesca, davvero, trovo delle cose mai viste, ovviamente, non essendo pratica di queste auto. Spiegaci un attimo cosa sono, tutte queste, sembrano quasi, cosa sono, ecco. Sì, abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo messo un volante sportivo che aumenta il grip dei vari sensori, contagiri, temperatura, acqua e olio, in modo tale da avere tutto sotto controllo e non danneggiare il motore. Un freno a mano per appunto per la disciplina che serve per, assolutamente, e delle parti elettriche di servizio come l'accensione o i vari controlli. Sì, no, ma infatti ho fatto bene dirlo, perché io pensavo di dover toccare un tasto per poter essere catapultata. No, abbiamo una chiave di sicurezza e senza questa non funziona nulla. Non può partire la macchina. Effettivamente è davvero particolare, tutti questi fili a vista. L'ho voluta apposta un po' spartana, perché ne ho un'altra molto più fatta bene, molto più curata, per eventualmente gareggiare. L'estintore che non può mancare, certo. Il serbatoio di sicurezza. Ma vedo che anche i sedili comunque hanno una specie di conca, esatto, perché la persona sia proprio... Sì, una volta che si è allacciati con la cintura basta, non ci si muove assolutamente più. Ma vediamo un attimo, e dietro che cosa c'è? Ci sono dietro queste cinghie? Le cinture di sicurezza fissate molto forti e un serbatoio di sicurezza apposta omologato per le gare e la batteria. Ho capito. E questo, infatti, questo serbatoio? Serbatoio benzina omologato apposta. Ah, per cui la benzina si fa lì? Sì, sì, sì. Ah. All'interno macchina. Però non c'è il clacson. No, in queste macchine no. Ho capito. Senti, io ti ringrazio tantissimo per avermi illustrato questa auto, anche all'interno, molto molto particolare. E niente, ripetiamo un attimo come si chiama questa disciplina, dove si può fare, ci sono degli istruttori. Racconta un po', per concludere l'intervista, qualcosa. Si può fare, ci sono degli istruttori anche classificati. Io solitamente vado a Pavia, Castelletto di Branduzzo, dove c'è sia un piazzale per imparare che una pista abbastanza semplice dove incominciare a fare qualcosa di più decente. E, dipende quanta voglia si ha anche. E gli interessati, chi si incuriosisce, dove potrebbe avere delle informazioni? Ci sono sia pagine Facebook. Dinne una, così almeno uno incomincia a entrare, magari per prendere qualche informazione, poi dopo da lì può partire il tutto. Il VM Drift Team. Ok, perfetto, ti ringrazio, buona serata. Grazie e mi raccomando, sì, vai piano! Sempre in sicurezza. Sempre in sicurezza, sì. Benissimo. La prima cosa. Ok, grazie mille. Niente, grazie a voi.